Ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con un nuovo video. 5 segreti di bellezza da sapere assolutamente. Partiamo subito con il primo. Capita alcune volte di rimanere senza acetone. L'acetone toglie 8 dita, ne rimangono 2. Come si fa per togliere le due restanti? Un nuovo metodo ve lo do io. Allora, prendete un profumo, lo spruzzate ovviamente sul dischetto e poi strofinate sul dito. Ovviamente dovrete strofinare un po' di più perché non si toglie la prima passata, però comunque leva perfettamente lo smalto e quindi è un'ottima idea se rimanete senza acetone oppure se siete in viaggio e non avete appunto l'acetone con voi. Certo, si spreca il profumo e questo sì, non è molto, molto ideale come cosa, però comunque una volta ogni tanto si può fare. Ovviamente non bisogna farlo per tutte le volte che uno si toglie lo smalto perché può danneggiare anche l'unghia. Però se una volta restate senza smalto, oppure se in viaggio non avete l'acetone, rimanete senza acetone. Oppure se in viaggio rimanete e non avete l'acetone, ovviamente potete utilizzare quel metodo. Secondo metodo. Per profumare i vostri capelli, no? Avete magari un appuntamento importante, romantico, e volete essere tutte belle, precise e profumose, prendete la spazzola, c'è da spruzzare sopra il profumo, il vostro profumo che indossate, e poi pettinate i capelli. Ovviamente il profumo resterà sui capelli, e quindi i vostri capelli profumeranno. Terzo metodo. Avete un mascara che purtroppo sta per morire. Però in realtà non sta per morire davvero, perché non funziona più, ma dentro ancora di mascara ce n'è, e poi come, soltanto che formano i grumi, non fanno le ciglia come dovrebbero farle. Un metodo per ridargli un po' vita è di scaldare dell'acqua nel microonde, ovviamente non deve essere bollente, però deve essere calda. Andare a mettere il mascara dentro quest'acqua bollente, tenerla per un minuto e vedere che il mascara rifunziona alla perfezione. Perché l'acqua calda scioglie, insomma, quei grumi che si sono formati, magari perché è stato fermo per tanto tempo, oppure, non so, l'avete già comprato così, si era seccato. Per qualunque motivo l'acqua calda lo scioglie. Quarto metodo, vi è capitato che magari è caduto un rossetto e si è rotto. Come si fa? Si butta? Magari costa anche tanto? Assolutamente no! Si prende in pratica l'accendino, quello per accendere il gas da cucina, perché gli altri mi brucio tutti. Fammifero, l'accendino quello per sigarette mi brucio, quindi non mi sembra veramente il caso di utilizzare quello. Prendiamo quello lì per la cucina, insomma, quello lì che ha la stecca lunga. Andiamo a bruciare la parte dove si è rotta, riattacchiamo i rossetti, cioè i due pezzi, e il rossetto tornerà come nuovo. Quindi questo è un buonissimo metodo per i rossetti che si sono rotti, perché ovviamente può capitare che si rompano i rossetti. E come quinto ed ultimo metodo è un altro trucchetto per i capelli. Volete capelli più voluminosi e lisci? Ovviamente se l'avete lisci, allora mettete il balsamo prima di lavarvi. In pratica bagnate i capelli e mettete il balsamo sulle punte. Mettete quella quantità che basta, però poi fate così, insomma, avete capito? Poi vi lavate il corpo tranquillamente, vi fate lo scrub alle gambe, vi lavate bene le braccia, profumate tutto quanto. Poi vi sciacquate il corpo, vi fate lo shampoo ai capelli, quindi bene. Il balsamo mai non deve andare assolutamente via, eh? Comunque lavate, quindi lo shampoo, bene. Arrivato il momento dello shampoo, so quanto, shampoo e balsamo, tutto e due contemporaneamente. E così avrete una voluminosità dei capelli eccellente. Questo però non bisogna farlo proprio tutte le volte che vi lavate i capelli, perché con il tempo poi tende a danneggiarli il balsamo. Cioè il balsamo potete... questo raffreddore. Il balsamo sì, lo potete usare tutte le volte, soltanto che metterlo prima non è proprio una cosa
top è meglio metterlo alla fine. Alcune volte, se avete anche qualcosa di importante, così, potete metterlo prima dello shampoo, però non tutte le volte. Avete capito? Spero di sì. Ed ecco questi 5 trucchetti di bellezza da sapere assolutamente. Se qualcuno mi è interessato, spero di sì, pollice in su, scrivetemi nei commenti ciò che volete. Vi mando un enorme bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!